Il caldo sembra essere finalmente arrivato e oltre ad un bel tuffo in mare c'è un'altra voglia che prende anche chi non ha ancora superato la prova costume per cercare di rinfrescarsi nelle ore più calde della giornata. Ciao, è il primo gelato questo di stagione che mangi oppure già l'hai mangiato? Già l'ho mangiato. Quali sono i gusti che preferisci di più per il gelato? Il pistacchio, il biscotto e o nocciola o kinderino, cosa mai. E in quello che stai mangiando cosa c'è? Pistacchio, biscotto e crostato si chiama. Allora, fa un gran caldo, che ci starebbe bene un bel gelato. Tu che gusti preferisci? Ah, cioccolato e stracciatella. Ma meglio il cono o la coppetta? Allora, la coppetta, perché se no mi sbrotolo tutta, se no preferisco il cono. Va bene. Io ho sempre gusti freschi. Meglio il cono o la coppetta? Sempre il cono. E la panna poi ce la mettiamo? Sì, panna nel cono e panna sopra i gusti. Sì. Grazie, grazie mille. 170.000 le tonnellate di gelato consumate in Italia nel 2016, quasi 4 kg di gelato a testa per un giro d'affari di circa 5 miliardi di euro, che consumiamo prevalentemente in estate quando ne mangiamo circa 20 porzioni a testa nell'arco dei 3 mesi estivi. Ecco perché è importante saperlo scegliere. Dall'Australia arriva una crema al fiore di ibisco, italiano invece il gusto all'abanero, olio e semi di canapa e kiwi con spinaci. Dalle Canarie, la crema di torta al formaggio o la ricotta di bufala variegata alle albicocche glassate. Ma quali sono i gusti che preferiamo e le novità della prossima estate? E dalla crema al cioccolato, dal pistacchio, il cheesecake, che lo facciamo ai vari gusti di fragola e frutti di bosco, il cookies, la crostata alla Nutella, che sono i cavalli nostri di battaglia, oltre al cioccolato, il vecchio tartufo che non manca mai. E poi il resto, bacio, sono sempre quelli i gusti. E invece i prezzi sono rimasti sempre i soliti, cono, coppetta? I prezzi sono rimasti sempre quelli. Abbiamo ridotto un attimino, invece di fare il gelato piccolo a 3 gusti, lo facciamo a 2 gusti. O aumentiamo i prezzi o ci prendiamo un tempo più veloce per farli. E abbiamo deciso di mantenere i prezzi fermi da ormai una vita. E basta, per dare incontro al cliente facciamo ancora il cono della crisi a monogusto, per chi? Per bambini, per anziani, per tutti, insomma, cerchiamo un attimino di aiutare tutti quanti, di aiutarci più che aiutare, di aiutarci a vicenda. Semaforo verde quindi al gelato, da scegliere anche se si è a dieta prediligendo i gusti alla frutta, ma se invece la prova costume non vi tocca, armatevi di cono e paletta e scatenate la vostra fantasia.